Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a Damarcor. Eccoci qui, riprendiamo le storie del vecchio mondo, in questo caso con un cambio di equilibri. Abbiamo visto cos'è successo dopo i travolgimenti a Nehekara, quindi l'ascesa in questo caso di Nagash, quindi con lui dei non morti, e qui diciamo che dopo le ultime, se ci eravamo lasciati con le guerre dei morti, qui le cose, gli equilibri cominciano a cambiare. In particolare questa puntata la intitoliamo Ai Nani. Avevamo già visto come era nata la nostra fazione preferita, potremmo dire, per molti di noi, e qui cominciano però le tribolazioni dei nani. Non più di 6 decadi dopo la sconfitta degli elfi e il loro ritiro dal vecchio mondo, l'impero dei nani venne colpito da una catastrofe ai noi. I monti dei confini del mondo tuonarono e tremarono quando potenti terremoti devastarono la terra e i vulcani emisero enormi fiumi di lava. Le roccaforti dei nani vennero scosse, molte sale crollarono e la strada sotterranea che collegava tutte le rocche, Lundgrind Ankor, venne squarciata in molti punti e venne resa intransitabile. Quindi il magnifico impero dei nani non è caduto a causa di un'altra razza, di potenze magiche o del caos, eccetera, eccetera, ma a causa fondamentalmente di squassamenti del terreno, quindi per, potremmo dire, motivi naturali, anche qui ci sarà da vedere. Nonostante, tra l'altro, la sanguinosa guerra contro gli elfi, che comunque li aveva segnati pesantemente, viste le grandi ingenti perdite che avevano subito nella guerra delle barbe, come la chiamano, diciamo, le giovani barbe tra voi, anche perché molti di noi preferiscono chiamarla la guerra dei rancori in questo caso. La prima roccaforte a cadere fu Karak Ungor, all'estremo nord, invasa dai goblin delle tenebre. Migliaia su migliaia di pelle verde travolsero i difensori durante mesi di acerrimi scontri e, infine, i nani furono obbligati a fuggire all'esterno dei tunnel e delle sale. Karak Ungor divenne la dimora dei goblin e di altre terribili creature e da allora è nota come Monte Occhio Rosso. Negli anni che seguirono, molte miniere e roccaforti furono invase e le città dei nani che sembrarono inconquistabili erano ora vulnerabili agli attacchi di orchi, ogri, troll e altre creature. Le guerre della Strada Argentea scoppiarono attorno a Monte Astargentea, mentre i nani difendevano la propria città dai guerrieri del grande capoguerra orco Urk Zanna Feroce. La caduta di Monte Astargentea, rinominato Monte Zanna Feroce, dal suo conquistatore, segnò la fine del regno dei nani nelle propaggini orientali dei monti del confine del mondo. E le migliaia di rifugiati fuggirono nelle roccaforti rimaste, andando ovviamente a implementare i libri dei rancori, in questo caso verso appunto queste razze. Anche perché poi dal sottosuolo, noi sappiamo, giunsero altri tipi di minacce, molto più murine in questo caso. Le guerre dei goblin. Lo spostamento a ovest portò solo un momentaneo sollievo, mentre le roccaforti rimanenti venivano attaccate e assediate in una serie di battaglie che durarono quasi un migliaio di anni. Queste battaglie sono note come le guerre dei goblin, anche se furono responsabili della morte di molti nani, anche gli Skaven, appunto, gli uomini bestia e altre malefiche creature. I cunicoli dei nani vennero rinvenuti sotto le sale delle miniere di Karak Ottopicchi e per i 200 anni successivi i nani combatterono una battaglia senza speranza di vittoria contro gli invasori sotterranei. Questo ci dice molto ovviamente della cocciutaggine dei nani. I nani vennero schiacciati infine quando i goblin attaccarono e gli Skaven scatenarono un benefico vento letale, quindi furono attaccati da ambo i lati, sia da sotto dagli Skaven che riempirono fondamentalmente la fortezza di gas nefasti e dall'esterno ovviamente dai goblin, furono presi, diciamo, da ambo i lati in un attacco a tenaglia. Karak Azghal cadde poco dopo, nonostante avesse respinto con successo diversi attacchi degli orchi e goblin. I vittoriosi Pelle Verde avanzarono in massa e travolsero Karak Draz, Karak Azul e la capitale Karaz a Karak.
provano entrambe l'ira dei Pelleverde, pur resistendo all'attacco. Con buona parte del proprio impero in rovina e le roccaforti sopravvissute solo una pallida ombra delle glorie passate, i nani si allearono alle crescenti tribù di uomini, che vivevano nelle foreste a ovest delle montagne dei confini del mondo. Una relazione, in particolare, avrebbe cambiato il fato degli uomini e dei nani per i successivi 2500 anni. E qui comincia l'era dell'uomo. Per centinaia di anni l'uomo continuò a evolversi e a diffondersi nel mondo fino ai lontani Katai e Ind, attraverso le steppe e la desolazione del caos all'estremo nord, fino alle terre tra il grande oceano e le montagne dei confini del mondo, territorio che venne chiamato Vecchio Mondo. All'inizio dell'era dell'uomo, con poche eccezioni come Nehekara e il genere umano, era composto da società tribali. I gruppi piccoli e separati vivevano in capanne di tronchi e caverne, cacciando sulle colline e nelle foreste, difendendosi come meglio potevano dai perfidi goblin che abitavano nelle vicinanze dei luoghi selvaggi del mondo. Tutto ciò sarebbe cambiato con l'avvento di Sigmar, il guerriero e il leader più potente tra gli uomini, un uomo che avrebbe fondato l'impero e avrebbe lasciato un'eredità che permane sino a oggi, più o meno. Sino oggi, quando fu scritto questo libro, diciamo così, mettiamola così. Noi sappiamo poi che a oggi c'è stata una lievissima evoluzione, infatti Warhammer oggi è Age of Sigmar, ok? Aos per gli amici, insomma. Sigmar, figlio della tribù degli Umberogeni, quindi mi perdono a paesiello per l'accento, era un giovinetto notevole sin dall'infanzia e quando compì 15 anni era già un abilissimo cacciatore e guerriero. Forse fu il fato che lo portò al salvataggio di una piccola colonna di nani catturati dagli orchi mentre si dirigevano ai Monti Grigi. Tra i nani non si trovava altri che il sommo re Kurgan Barba di Ferro. Il riconoscente re dei nani donò a Sigmar un possente martello runico, noto come Galmaraz, lo spaccacrani. Sarebbe diventato il simbolo di Sigmar, brandito in infinite battaglie, quando il giovane uomo si dedicò alla distruzione dei nemici che avevano predato la sua gente per così tanto tempo. Sigmar comprese la minaccia posta dai Pelle Verde e dalle tribù settentrionali alleatesi con i poteri del caos. Pertanto si accollò il compito di dare ordine al mondo, nel modo che riteneva più adatto per affrontare tale minaccia, ammartellate sui denti. Le convinzioni di Sigmar diedero forma all'impero odierno, poiché erano il sogno di unità sotto un capo forte. Tramite la diplomazia e la guerra, Sigmar forgiò una confederazione di tribù e terre che sarebbero divenute in seguito l'impero. Le terre a ovest delle montagne dei confini del mondo e a nord dei Monti Grigi erano sotto il controllo di Sigmar e anche se gli uomini bestie e i goblin delle foreste rimanevano nei luoghi più bui e remoti, la minaccia che ponevano al futuro al genere umano era finita. Rimaneva tuttavia un'ultima battaglia da combattere. Al passo della fiamma nera, Sigmar e i suoi alleati delle tribù affiancarono Kurgan Barba di Ferro e una schiera di nani che stavano affrontando un'orda praticamente infinita di pelle verde dedita al saccheggio a nord delle Malelande. Nonostante i cruenti combattimenti e le gravi perdite, l'armata di uomini e nani ebbe la meglio e il potere degli orchi a ovest venne finalmente soppresso. L'impero di Sigmar. Dopo la vittoria conseguita al passo della fiamma nera, l'impero di Sigmar godette di grande prosperità e di una pace relativa per molte decine di anni. Per ringraziare gli uomini della parte avuta nella battaglia, Re Kurgan ordinò al grande forgiarune Alaric il Pazzo di forgiare 12 spade magiche da donare ai capitani di Sigmar e successivamente queste 12 zanne runiche divennero il simbolo del loro potere. Sigmar regnò per altri 50 anni e rimase forte e in salute anche a 80 anni. Anche se la sua forza non era diminuita e la sua saggezza era profonda come non mai, egli rinunciò al trono, passando il nascente impero al controllo dei capi che formavano la confederazione.
quelli che noi conosceremo poi come conti elettori. Per evitare acerrimi scontri su chi dovesse regnare sull'impero, i capi decisero di eleggere uno di loro come imperatore. Sigmar gli cedette Galmaraz come simbolo della carica e si diresse a est. Qualcuno dice per far visita all'amico Kurgan Barba di Ferro, altri per combattere contro i Pelle Verde della Terra del Crepuscolo, oltre i monti del confine del mondo. Per molti secoli l'impero crebbe. I suoi insediamenti diventarono paesi e possenti città. I discendenti dei capi tribù continuarono a eleggere tra di loro l'imperatore affinché governasse e guidasse il popolo e assunsero il titolo di conti elettori. Con l'aiuto dei nani, le abilità artigianali dell'impero avanzarono rapidamente e l'alleanza fra i due popoli fiorì. Con il passare del tempo, le genti dell'impero iniziarono a venerare Sigmar come un dio e in suo onore si diffuse ovunque un grande culto. La pace però non sarebbe durata. Corrotti dalla vanità e dall'ambizione, gli elettori si combatterono l'un l'altro. I nemici dell'impero prosperarono nei posti nascosti all'interno delle foreste e nelle tenebre al di sotto del mondo. La peste devastava l'impero e le armate di Skaven, simili a ratti, erompevano dalle tane sotterranee per ridurre in schiavitù intere città. Le armate dei conti si riducevano a causa dei contagi diffusi segretamente dagli Skaven. Mentre l'impero si distruggeva da solo, gli Skaven non subirono opposizione sino a quando il conte del Midland, Mandred, non riunì, una grande armata e rispose. Scacciati dalle rovine delle fattorie e dai villaggi dell'impero, gli Skaven furono obbligati a ritirarsi nel loro mondo sotterraneo. Riunendosi sotto il nuovo leader, i conti elessero Mandred nuovo imperatore e per alcuni anni il declino venne fermato. Gli Skaven stavano per portare un ultimo e devastante colpo della guerra quando gli assassini inviati dal Consiglio dei Tredici uccisero Mandred e il sistema elettorale venne di nuovo gettato nel disordine dalle guerre intestine, dal tradimento e dall'omicidio. E infatti arriviamo al periodo dei tre imperatori. Con il passare dei secoli successivi l'impero si fece a pezzi da solo, con la politica e le guerre civili, mentre i conti combattevano tra di loro per ottenere il potere. L'eredità di Sigmar era brandelli e le armate degli uomini marciavano contro i propri simili alla ricerca del potere e della ricchezza dei loro nobili sempre più egocentrici. Mentre sempre più pretendenti al trono imperiale venivano alla luce, il sistema elettorale venne totalmente messo da parte. Per molti secoli ci furono sporadiche guerre civili e questo periodo è noto come l'epoca dei tre imperatori, a causa dei pretendenti al trono rivali. L'impero era costantemente assediato dai nemici in quei tempi di divisione. La nazione era impreparata ad affrontare tali nemici poiché i conti non erano in grado o non avevano il desiderio di chiedere aiuto ai loro pari. La prima grande guerra scoppiò con l'invasione di Gorba d'Artiglio di Ferro, un possente grande capoguerra orco che guidò la sua orda attraverso il passo della Fiamma Nera e si scatenò a sud dell'impero. Le terre del Solland vennero bruciate e saccheggiate. Il conte venne ucciso e la sua zana runica venne presa come trofeo da Gorbad. Il Vissenland e la città di Nuln vennero travolti e l'orda di Gorbag si riversò nel Reikland e assediò le grandi mura di Altdorf. Lì Gorbad non ottenne una vittoria facile. Nonostante la morte del conte del Reikland durante i combattimenti e alla fine la natura litigiosa di Pelle Verde prese piede mentre i combattimenti tra le bande si diffusero incontrollati. Prima che la minaccia successiva si presentasse, trascorsero altri 300 anni di guerra civile e anarchia e fu talmente grave che molti dei conti accantonarono i propri dissapori per la prima volta dopo 1000 anni per impedire che giungesse a compimento. Dalle maledette terre di Silvania, un luogo tristemente noto nel vecchio mondo a causa dei cupi boschi e dei cimiteri inquieti, giunse un nuovo pretendente al trono, il conte Vlad von Karnstein. Poi noi sappiamo che il vero signore della Silvania è Manfred, ma qui questo qui diciamo che ha avuto l'onore di essere il primo, di aprire un pochino la strada, insomma questo personaggio minore dei conti vampiro, come direbbe qualcuno.
Vlad non era un avversario mortale, poiché si trattava del primo vampiro conte. Non si sa se fosse uno dei primi vampiri sotto una nuova identità, oppure uno dei loro infernali discendenti. Le sue armate di non morti devastarono l'impero per 40 anni durante le guerre dei conti vampiri, quando Vlad attaccò l'Ostenmark e lo Stirland. Vlad venne infine abbattuto durante un'altra grande battaglia attorno ad Altdorf. Il sommo prete di Sigmar, il grande teogonista Wilhelm III, si gettò dagli spalti della città trascinando Vlad sui pali che si trovavano ai piedi del muro. La minaccia dei vampiri non morì con Vlad, poiché la sua empia progenie si moltiplicò e continuò ad attaccare l'impero per le decadi seguenti. Nel mezzo di tali avvenimenti, un altro grande evento avrebbe spinto ad egoistiche azioni i conti. Un'enorme cometa cadde sulla città di Mordheim, capitale dell'Ostmark, ricoprendo la città in rovina con schegge di Warpietra o Malapietra, come piace a qualcun altro chiamarlo. La cometa lasciò Mordheim pulsante di energie caotiche. Senza comprendere la corruzione che rischiavano nel volersi appropriare di tale potere, ogni genere di interessato inviò armate di mercenari a Mordheim affinché si appropriassero della Warpietra. Alla fine la città venne purificata dai cavalieri e dai cacciatori di streghe comandati dal grande teogonista e le rovine vennero annientate. L'area ostenta ancora una pessima reputazione a causa del caos che grava pesantemente su di essa. La Grande Guerra. Con il passare delle epoche il vecchio mondo ha assistito a molte guerre e ha sopportato molti pericoli. I fragili regni degli uomini hanno affrontato e sconfitto ogni singola minaccia. Sebbene ciascun nuovo periodo che si presentava sembrasse più grande del precedente e ogni battaglia venisse vinta a un prezzo sempre più caro. Di tutte queste guerre una sola è nota come la Grande Guerra. La Grande Guerra contro il Caos. All'estremo nord il reame del Caos pulsava di potere. Le scure ombre del Caos si riversavano a sud, avvolgendo i deserti e assorbendoli. Dinanzi a tutto ciò avanzava l'inarrestabile marea dei servi del caos e, mentre l'ombra si spostava a sud, le forze del caos si espandevano. I mostri della desolazione del nord si unirono alle bande dei guerrieri del caos provenienti dai confini della terra dei troll. Nelle profonde foreste dell'impero gli uomini bestia si riunivano e si preparavano per la guerra. Nell'inverno del 2302 i contingenti Kisleviti tentarono di difendere diversi ponti che attraversarono il Linsk, ma furono travolti dall'orda del caos. Durante i combattimenti, diversi campioni si guadagnarono una funesta reputazione, ma di tutti i condottieri il nome di uno solo incuteva il terrore nei cuori dei nemici del caos: Asavar Kull. Sebbene l'orda fosse così vasta da rendere impossibile governarla da un solo uomo, le gesta e la presenza di Kull portarono gli stendardi di molti campioni meno noti al suo comando. Kull, capo dei selvaggi Kurgan, era un guerriero impavido, un leader astuto e un malvagio devoto agli dei del caos e, ovunque conducesse la propria armata, portava la morte e il terrore. La città kislevita settentrionale di Prag fu la prima roccaforte a subire l'ira di Kull e dei suoi alleati. Le mura della città vennero assalite per diversi giorni da bestie deformi, creature demoniache e guerrieri furiosi. Sebbene le pile dei loro morti fossero alte, le forze del caos lanciarono contro Prag una serie di assalti successivi fino a che i difensori non riuscirono più a combattere e la città venne saccheggiata. Le stregonerie del caos, liberate durante l'assalto finale, furono così potenti che Prag ne venne contaminata per sempre. Ora è un luogo temuto, colmo di voci spettrali, muri cangianti e infestato da morti che camminano. Spostandosi a sud, l'orda del caos si diresse verso la capitale, Kislev. Nel frattempo, lo zar di Kislev aveva richiesto aiuto all'impero.
La maggior parte dei messi non venne ascoltata, perché i conti e lettori ignoravano il pericolo posto dall'orda del caos ed erano consumati dalle proprie meschine ambizioni. Tuttavia, nella città di Nuln, un giovane uomo chiamato Magnus predicava una chiamata alle armi dei figli di Sigmar e cominciò ad ammassare un esercito di proporzioni imponenti. Con discorsi appassionati e una vibrante chiamata alle armi, Magnus pregò tutti gli uomini dell'impero di unirsi alla sua armata e di combattere in difesa del regno di Sigmar. Presto, anche i conti elettori notarono le forze riunite a Nuln e poiché nessuno di essi desiderava essere sopraffatto dagli antagonisti, ciascuno inviò un contingente di truppe per rinforzare l'armata. Sulle montagne dei confini del mondo, nella roccaforte di Karazakarak, il sommo re dei nani riconobbe a sua volta la minaccia posta dall'orda del caos e si mise in marcia alla testa di una schiera di nani guerrieri con l'intento di mettere le mani in faccia al caos, okay? E di dare assistenza ovviamente alla città di Kislev. Il sommo re venne accolto da fragorose grida di benvenuto. Sebbene il suo contingente fosse relativamente piccolo, la presenza dei robusti nani guerrieri fece molto per placare il panico che stava stringendo la città. Mentre l'armata di Magnus marciava verso nord, l'orda del caos si abbatté su Kislev. Kull e gli altri campioni cercarono di fare breccia nelle difese, assediando i difensori. Demoni maggiori imperversarono sulle mura, fermati dai robusti Tan o dal sommo re dei nani in persona, mentre mostruose macchine da guerra scagliavano rocce, dardi e fuoco magico contro gli spalti. Fu allora che giunsero gli elfi. Da molte generazioni nessun contingente di alti elfi aveva calpestato il suolo del vecchio mondo. Ora, nel momento del bisogno estremo, il vecchio mondo avrebbe ricevuto i rinforzi di alleati totalmente inaspettati. Teclis, il più grande tra i custodi del sapere di Ultuan, quindi non era ancora assurdo a divinità a quel tempo, guidò un'armata di elfi a Kislev. Le loro navi bianche approdarono sulle spiagge del Mare degli Artigli e una lucente armata sbarcò, pronta a combattere. Una parte delle schiere elfiche si unì alle forze di Magnus che stavano avanzando dalla cittadella di Middenheim, mentre il resto si diresse direttamente a Kislev. La battaglia dei cancelli di Kislev fu quella più grande della storia del vecchio mondo. Uomini, demoni, elfi, uomini bestia, nani e guerrieri del caos lottarono per giorni. Asavar Kull e gli altri possenti campioni degli dei oscuri scavarono un solco di sangue tra le schiere alleate. Ma non era destino che si aggiudicassero la vittoria. Magnus aveva inviato un'armata di cavalieri provenienti da molti ordini diversi a salvare Prague. Ma questa giunse troppo tardi. Inseguendo ciò che rimaneva dell'armata del caos giunta da nord, vennero raggiunti dai sopravvissuti kisleviti e arrivarono a Kislev travolgendo alle spalle il contingente di Kull con una sola e devastante carica. I difensori della città fecero una sortita per dare una mano, e attaccata su tre fronti, l'armata del caos venne totalmente distrutta. La leggenda afferma che Kull venne ucciso in duello da Magnus, in persona, anche se ciò sembra improbabile, poiché Magnus era più un leader che un guerriero, e non sarebbe stato un degno avversario per il quasi immortale servo del caos. A ogni modo, Kull cadde in battaglia, anche se il suo cadavere non venne mai recuperato e l'orda venne dispersa. Per molti anni successivi bande solitarie continuarono a imperversare a Kislev e nell'impero, così come accade tuttora. L'imperatore Karl Franz. A seguito della battaglia dei cancelli di Kislev, il potere del caos scemò. I demoni tornarono nel reame del caos e le tenebre si ritrassero nuovamente dalla terra. Le rovine contorte di Prague furono rase al suolo e la città venne riedificata, anche se in seguito rimase per sempre una città infestata. Magnus il Pio, a questo punto si era guadagnato ovviamente il termine, l'appellativo di il Pio, come venne conosciuto da allora in poi, aveva unito l'impero e venne eletto imperatore.
contro gli uomini bestia dell'impero vennero indette delle purificazioni nelle foreste dell'Ostland e dell'Ostenmark, che ne furono liberate. Le forze del caos vennero infine respinte dalla terra dei troll, nella terra, scusate, dei troll, e oltre, assicurandosi così una pace relativa. Il vero impatto della Grande Guerra era sottile, poiché vide il ritorno degli elfi nel vecchio mondo e l'avvento di Teclis, che supervisionò la fondazione dei collegi della magia. Tra gli elfi di Ultuan e l'impero si venne così a creare una nuova comprensione, e quest'ultimo si ergeva ora tra i nani e gli elfi, imparando da entrambi, forse preparandosi un giorno a prendere parte nella guerra finale contro il caos. Anche se poi sappiamo come è andata a finire. Sin dalla Grande Guerra, l'impero si è affacciato come una delle grandi potenze nel mondo, unito nuovamente sotto un unico imperatore. Magnus fu il primo degli imperatori del Grifone, così chiamati a causa delle statue di grifoni nella sua città natia di Nuln. Ma con il passare del tempo la carica passò ai conti dei Reikland e la sede del governo venne spostata negli antichi palazzi di Aldorf, sul fiume Reik. I principi di Aldorf regnarono sull'impero per diverse generazioni e nel 2502 il principe Karl Franz di Aldorf, conte del Reikland, divenne imperatore. In più di 20 anni di regno si è dimostrato un leader forte e coraggioso. Anche se circondato da molti nemici, Karl Franz lotta quotidianamente per mantenere l'eredità lasciatagli da Sigmar e da Magnus, ed è generalmente riconosciuto come il più grande statista della storia del vecchio mondo. Con diversi mezzi continua a mantenere l'unione tra le province e i governanti dell'impero e a stringere alleanze all'esterno dei suoi confini. Che si comporti in tale modo è un bene, poiché la minaccia del caos è sempre presente, come dimostrato durante i tumultuosi eventi della Tempesta del Caos, quando il signore della guerra Arkaon guidò un devastante attacco contro la città di Middenheim. Gli orchi e i goblin crescono ancora di numero, mentre gli Skaven scavano e complottano sotto le città dell'impero. I morti non riposano in pace nelle tombe e i vampiri sono ancora a caccia tra le ombre. Il mondo è un luogo pericoloso e l'impero può permanere unicamente con la forza delle armi. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, vi lascio alla prossima puntata con il Reame degli Uomini. Ma ciao! Ma soprattutto si è spenta la luce.